L'emergenza sanitaria ci ha impedito quest'anno di celebrare il 1º maggio come avremmo voluto e come da tradizione si è fatto ogni anno a Nocera e a Salerno con il concerto sulla spiaggia di Santa Teresa. Saremo lì presenti simbolicamente, sia in un caso che nell'altro. Per il concerto abbiamo immaginato di condividere su tutti i social e sulle nostre pagine web videomessaggio in cui ribadiamo l'impegno del sindacato in queste giornate particolari per accompagnare la ripresa delle attività produttive, assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, riaprendo le nostre sedi su tutto il territorio in maniera diffusa, sostenere la richiesta forte di tutela da parte delle famiglie, dei cittadini e delle persone. Questo 1º maggio è diverso e particolarissimo. Non ci sono bandiere, non c'è il canto di Bella Ciao, non c'è la gente perché non c'è il corteo. Questo 1º maggio cade in piena epidemia, ma neanche il Covid-19 ci può fermare. Perché c'è lo stesso ardore, c'è la stessa passione, perché ci unisce il sentimento di vivere il lavoro quale valore che consenta ad ogni cittadino e lavoratore dignità, autonomia, libertà, vita familiare e sociale. È un 1º maggio all'insegna del rispetto, della vita, della salute, del lavoro in sicurezza. Allora ricordiamo con deferente omaggio le tante vittime, i caduti sul lavoro, le troppe morti bianche, con particolare riferimento ai tanti operatori alla sanità deceduti nell'esercizio della funzione per combattere il coronavirus. In ogni caso dobbiamo guardare con fiducia al futuro che verrà. Lo dobbiamo fare per noi e per gli altri. Il lavoro deve ridiventare tema centrale e protagonista del dibattito politico e sociale. Il lavoro deve essere svolto in sicurezza se vogliamo costruire un futuro di civiltà. Il prossimo anno ripristineremo i tradizionali appuntamenti. Solo un rinvio, quindi, che con tristezza abbiamo dovuto prendere. Viviamo il futuro con tanta fiducia, ripeto. Un abbraccio a voi tutti. Viva il 1º maggio, viva la festa del lavoro e dei lavoratori. Auguri, auguri a voi tutti.